Ok, una ricerca a tutto campo. Sì, scopri chi è il proprietario. Bene. Chi paga le bollette, controlla i tabulati telefonici, gli impiegati, tutto. Hai detto impiegati? Sì, è quello che ho detto. Lo so, ho sentito. Ma... Eric, sì? Mi stai ascoltando? Certo che ti sto ascoltando. Sicuro? Sembri un po' confuso. Non so di cosa parli. Va bene, a più tardi. Chiamami quando hai fatto. Bene, ciao. Cosa stanno combinando là? Scommetto che si sono imbottiti di dolcetti e ora sono in iperglicemia. Ok. Allora, tu cosa vorresti per Natale potendo scegliere? È facile, il perdono. Perdono per cosa? Per non averti detto qualcosa tanto tempo fa. Capisco che, date le circostanze, ho scelto decisamente un momento poco opportuno per parlarne. Parlare di cosa esattamente? Ricordi l'indagine degli affari interni? Io stavo cercando di proteggere te e anche l'NCIS perché... Perché John Quinn non ha ucciso Boyle, l'ho ucciso io per proteggere Tiffany. Lo so. Come no? Tu non lo sai. Non lo sapevo, ma l'avevo capito. Perché non hai detto niente? Aspettavo che me ne parlassi tu. Mi dispiace. Va bene così. Solo niente più segreti, d'accordo? Niente più segreti. Hai idea di quanto ti ami in questo momento? No. Ma spero che lo dimostrerai con il tuo regalo di Natale. Io devo baciarti. Stiamo lavorando, non puoi baciarmi. Sì, ma è Natale ed è una speciale circostanza. Lo so, ma dobbiamo tenere d'occhio il negozio, perciò... Non sappiamo neanche chi cercare. Ho bisogno di baciarti. Al diavolo il negozio. Ok, d'accordo. Questo non conta, non è un bacio, è una frazione, un quarto di bacio al massimo. Ma avrai gli altri 3/4 quando saremo a casa. Oh, wow.